siete voi, ciascuno a Corinaldo, quelli da Pecchio, quelli di Montegranaro, quelli di Fermo e quant'altro. Ognuno di noi chiuso nel proprio orticello pensa che c'è un solo problema, il suo. Invece avete visto quanti problemi ci sono. Questa sera non abbiamo dato la parola ai politici, intanto perché se la davamo al Presidente Spacca dovevamo darla anche a elementi non dello stesso schieramento, dovevamo darla a tutti coloro che la chiedevano, ma stasera ci doveva servire ad una cosa sola, elencare tutte queste questioni, elencare due cose sostanziali. La prima è che qui siamo di tutti i colori. C'è gente che vota in un modo, in un altro, c'è gente che non vuole votare per niente. Però i polmoni di ciascuno non vengono difesi dal fatto che hanno una tessera, vengono difesi dal fatto che l'aria è buona. Allora eravamo noi stasera che dovevamo parlare e i politici ascoltare. Perché? Perché se dobbiamo ringraziare i sindaci che sono venuti e i politici che sono venuti, li dobbiamo non solo ringraziare, ma farli capire che non è una questione di Corinaldo, di Porto dei Canati, di Osimo, di Sassoferrato, è una questione dell'intera regione. Questa regione stranamente è appetita da tutti gli avventurieri che esistono in Italia. È possibile che questa regione sia così appetibile? Perché? Questa è la domanda che facciamo in pubblico e che dobbiamo fare ai nostri rappresentanti passati, presenti e futuri. Perché una regione che lascia tranquillamente venire imprenditori, tra virgolette, di tutti i tipi, a fare progetti di tutti i tipi, c'è qualcosa che non funziona, non è abbastanza salda. Ma attenzione però, c'è un secondo motivo. Il secondo motivo è che questa nostra regione, grazie a noi, grazie a voi, può diventare salda, ognuno conoscendo i problemi del vicino di casa, ognuno conoscendo che non c'è un problema solo, ma ce ne sono tanti. E perché oggi siamo ad Ancona? Siamo qui ad Ancona perché se qualcuno domani volesse imporci dall'alto di fare quelle cose che non vogliamo, i marchigiani devono andare a Roma a dire che non si decide fuori dalle Marche. Questo è il concetto che abbiamo e dobbiamo sostenere stasera. E per fare questo è chiaro che abbiamo bisogno che i rappresentanti locali ci ascoltano, ma è chiaro anche che i rappresentanti locali ci devono dire insieme a noi, essere davanti, come diciamo nel nostro manifesto, essere davanti a queste lotte e rappresentare i cittadini senza localismi e senza egoismi di partito, perché il territorio è di tutti e non è il confine di un comune che cambia colore che cambia il colore e la qualità dell'aria o la qualità dell'acqua, è la stessa anche se i comuni fossero di colore diverso. La seconda cosa che dobbiamo imparare è che noi purtroppo non abbiamo voce, nel senso che avete imparato che lunedì scorso a San Michele al Fiume, che è un piccolo paese di 3.500 abitanti, c'erano 1.000 persone riunite in assemblea, lo sapete dal resto del... No, non lo sapete, perché? Perché il telegiornale, il TG3, la stampa, la televisione ignorano queste cose e siamo riuniti ad Ancona per dire che non è più possibile che noi paghiamo questa gente anche profumatamente e non informa sulle cose che la gente fa e magari informa se qualche bellezza di giro va davanti a qualche carnevale di qualsiasi tipo. Non è possibile, è ora di cambiare impostazione. La terza affermazione più grossa che abbiamo fatto oggi, stasera, è che noi non solo siamo trasversali, ma siamo capaci di leggere le leggi, di ascoltare i pareri, di contrastare anche i tecnici. Non ci faremo rubare il futuro dai tecnici. Noi siamo capaci di conoscere, di vedere, di leggere, di contestare se del caso, come ha detto il dottor Mastini prima. Non è possibile che arriva qualcuno e ci dice c'è una legge strana ma non ce la fa leggere, c'è un tecnico strano ma non ci dice perché, e alla fine ci dicono
tocca fare quella roba perché lo dice la legge e lo dice, lo dicono i tecnici. Dice un mio amico che si chiama Paul Conner, non fatevi rubare il futuro dai tecnici, non lo fate rubare, perché quei tecnici, i tecnici sono quella strana razza che sempre, e sono preziosi, ma non per farli comandare, sono quella strana razza che se voi gli dite che una macchina non va bene, vi cambiano un bullone dopo averci studiato un anno e dicono che la macchina va bene. Il problema non è che manca un bullone, il problema è che la macchina non va bene il sistema di un certo tipo. E vi dico una cosa molto semplice, l'università di Stanford, che non è propriamente una delle minori, credo che sia la prima o la seconda nel mondo occidentale, ha detto una cosa molto semplice: se cominciassimo da oggi, nel 2030 l'energia sarebbe tutta prodotta con l'eolico, non il maxieolico, con l'eolico, quello sospeso, quello mini, e con il solare. Ma perché, se è così, si continuano a consumare risorse che sono finite? Stiamo finendo il petrolio, adesso ci dicono il gas, ma il gas finirà 40 anni dopo il petrolio, siamo da capo un'altra volta. E il problema non è che questa energia ci serve per fare una ripresa economica che, così come abbiamo vissuto, non ci sarà più, perché non possiamo consumare tutta la roba che produciamo. Dobbiamo ritornare ad un discorso che è più semplice, il discorso che al centro va l'uomo, le sue esigenze, l'uomo, la donna, i bimbi, il futuro, le sue esigenze, la persona, non le esigenze della speculazione di qualsiasi tipo. E se vogliamo riportare l'uomo al centro, dobbiamo riportare programmi anche energetici che tengono conto prima di tutto dell'uomo. Ecco perché nel nostro manifesto abbiamo detto tre cose, e tre cose solo. Le spieghiamo, le rispieghiamo e le ridiremo a tutti i candidati di tutti i tipi. Primo, principio di precauzione. Che cosa vuol dire? Il principio di precauzione, che non è un principio astratto, ma una direttiva europea, e fino a prova contraria noi siamo cittadini europei, significa una cosa sola: non sta al dottor Marsili, che giustamente l'ha detto e l'ha fatto, dimostrare che un'azienda fa male, sta ai tecnici dell'azienda dimostrare che non fa male, è l'esatto contrario di quello che fanno i nostri uffici. La seconda, principio di concertazione. Che cosa significa concertazione? Ma è possibile che vengano vicino a casa nostra, a casa, le singole case nostre, a dirci che la legge vuole questo, la legge vuole quell'altro, i tecnici dicono questo e non ci chiedono mai il permesso? Ma è possibile che non bussino nei nostri territori e non ci dicono perché vogliono e che cosa vogliono fare i nostri territori? Concertazione vuol dire che gli uffici pubblici e le aziende stesse devono prima di tutto informare i cittadini. Non possiamo imparare dai giornali di strafuga, dai commenti le cose. Devono essere i comuni, le province, le regioni a informarci quello che succede a Osimo, a Fermo o da altre parti. Non è possibile che ci informiamo da soli. Non che non abbiamo il coraggio, la forza e la voglia, come dimostriamo stasera, ma noi siamo cittadini, non siamo dei sudditi che devono essere trattati come tali. Siamo noi i protagonisti della democrazia, se qualcuno ci crede nella democrazia. Se queste due cose sono vere, e penso che siano vere, allora cos'è la logica? La logica su cui si fonda questa civiltà, che fu fondata dai greci 2500 anni fa. La logica dice che non si può andare avanti pezzo per pezzo, ma che ci deve essere un programma generale per fare le cose, e anche le questioni energetiche impattanti. Allora questo significa una cosa sola: moratoria di tutti i progetti. Noi chiediamo al prossimo Consiglio regionale che ci sia una moratoria finché qualcuno non ci dimostri quello che di cui abbiamo bisogno, dove ne abbiamo bisogno, come ne abbiamo bisogno, e tutto sempre concordato e fatto con le cittadinanze in base ai principi che sono quelli della valutazione di ambito strategico. Questo è il discorso. Io vi ringrazio tutti, e noi tutti ringraziamo ognuno di noi l'uno con l'altro, perché senza mezzi,
senza manifesti, senza aiuti, siamo stati qui, siamo venuti qui e ci ritorneremo se serve.